Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La guerra tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli continua a tenere banco. Dopo le critiche mosse da Selvaggia a Ballando con le Stelle, la Bruganelli ha replicato ieri nel salotto della Vita in diretta, attaccando la giornalista. Secondo l'ex di Bonolis, Selvaggia avrebbe umiliato Sonia davanti alla figlia settigenne che stava guardando la performance della madre in TV. Oggi è toccato alla Lucarelli difendersi dalle accuse. Attraverso una serie di storie infuocate su Instagram, Selvaggia ha smontato una per una le lamentele della Bruganelli. Ad aggiungersi al coro di critiche, nelle ultime ore c'è stato anche Paolo Bonolis, uno degli autori dell'ex marito di Sonia. La rivalità tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli si è manifestata pienamente nelle prime due puntate di Ballando con le Stelle, con accuse reciproche anche al di fuori del programma. Ieri, Sonia ha espresso il suo disappunto alla Vita in diretta riguardo all'ultimo giudizio di Selvaggia. La Lucarelli ha risposto via social con storie velenose, sottolineando che non intende avere più a che fare con Sonia in pubblico. Anche Giuseppe Candela e Marco Salvati hanno espresso critiche nei confronti di Sonia Bruganelli. Candela ha sottolineato che non ha senso tirare in ballo l'aspetto privato della vita di Selvaggia, mentre Salvati ha commentato che Sonia si è fatta conoscere per quello che è. La situazione si fa sempre più tesa tra le due donne, con accuse e polemiche che si susseguono senza sosta. Resta da vedere come evolverà questa guerra mediatica che tiene col fiato sospeso.